di un diverso atteggiamento culturale. Noi dobbiamo fare sistema, soprattutto a fronte, come tu richiamavi, di una situazione, di un comparto che presenta non da oggi e né congiunturalmente crisi che invece appare, anzi è del tutto evidente, essere strutturale. Mi riferisco al comparto della pesca. Hai citato alcune problematiche, ma ovviamente ce ne sarebbe bisogno di parlare a lungo delle questioni ambientali, delle relazioni internazionali che governano questo sistema, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi auguro quindi, e ribadisco la mia disponibilità, che si riesca finalmente a fare sistema e che la si smetta di enunciarla questa cosa e che su cose concrete si riesca ad operare. Noi come statuto, d'altra parte, l'attenzione al mondo della pesca ce l'abbiamo e quindi l'abbiamo proprio nel nostro DNA, e quindi su una serie di questioni, tra l'altro siamo alla vigilia dell'esito del bando emesso dall'assessorato all'agricoltura governato dall'amico Dino Pepe, che insomma in qualche modo speriamo ci dia anche delle risposte, nel senso che diciamo in direzione del mondo della pesca. Mi limito quindi, fatta questa cosa, dico solo questo, che come Anteporto noi ne abbiamo anche discusso con altri soggetti, anche con voi, noi siamo pronti a dare il nostro contributo ad una rete, appunto, come conseguenza del ragionamento che facevo io, una rete che sia in grado di approfondire temi, pensare soluzioni, offrire alle istituzioni possibili soluzioni ai tanti problemi che abbiamo intorno, una sorta di laboratorio del mare,